Francesco, ti presenti, ci dici chi sei, come mai sei qui oggi? Ma io sono Francesco, però tutti mi chiamano Cecco Bellosi, sono il coordinatore delle comunità Il Gabbiano, è un'associazione che ospita molti detenuti, 180 l'anno scorso in misura alternativa, che quindi ha con il carcere, con i detenuti, un rapporto molto intenso, volto appunto a offrire loro delle possibilità nel momento in cui escono dal carcere, in misura alternativa o a volte anche a fine pena e non hanno un luogo dove andare. Siamo molto preoccupati per questo continuo sovraffollamento all'interno delle carceri, per queste tensioni che vengono appunto dal sovraffollamento e dalla mancanza di attenzione da parte della politica nei confronti dei detenuti, a partire dal fatto che comunque il carcere si è trasformato e si sta trasformando sempre di più in una discarica sociale per le persone che non hanno niente. Mi riferisco anche poi in particolare alle persone mentalmente sofferenti. E il mio interesse per il carcere risale a moltissimi anni fa. Io sono stato un militante prima di Potere Operaio e poi all'interno, per un breve periodo, all'interno delle Brigate Rosse, e quindi ho fatto 10 anni di carcere. E questo mi ha portato a quello che si dice: il carcere quando ti entra poi non ti esce più, e quindi a continuare a interessarmi, ad avere questo rapporto, come anche stamattina, questa interfaccia con i detenuti che sono all'interno e che sono detenuti che chiedono di venire in comunità da noi. Ascolta, queste comunità sono qui a Milano, nell'Interland? Allora, noi abbiamo delle comunità un po' diffuse in tutta la Lombardia, ne abbiamo in Valtellina, ne abbiamo in provincia di Lecco e una in provincia di Lodi. Per di più, però, abbiamo anche aperto dei servizi di housing per detenuti e detenute che non hanno problemi di dipendenza, ma hanno problemi e difficoltà di altro tipo. Uno dei progetti più importanti che abbiamo, più significativi, è questo progetto che si chiama Donne oltre le mura, che in 5-6 anni ha accolto 80 donne provenienti dal carcere che non avevano un luogo dove andare e che invece attraverso la nostra presenza hanno potuto attraverso la nostra accoglienza hanno potuto uscire, trovare un lavoro e come dire riposizionarsi nella... Come vi sostenete economicamente? Ma noi per la maggior parte noi siamo un ente accreditato e quindi da questo punto di vista noi riceviamo le rette dall'ente pubblico. Poi ovviamente questo non è mai sufficiente e quindi praticamente abbiamo anche delle persone o delle realtà che ci aiutano a stare in piedi. Per di più abbiamo aperto una cooperativa agricola sociale in cui sono impegnati e lavorano dei nostri ex ospiti. Noi ospitiamo anche migranti, dei nostri ex ospiti, e che produce vini di qualità, vini DOC, mele, e comunque soprattutto occupandosi di terreni difficili, ardui, ad esempio sulle terrazze eretiche. E questo è un altro cosa importante, cioè occuparci delle persone ma occuparci anche dell'ambiente. E riuscite a rispondere a tutte le richieste che vi sono o no? No. No, e quindi come avviene, fra virgolette, la selezione? La selezione purtroppo è dentro le liste di attesa, cioè della serie che ci sono delle liste di attesa nelle quali però noi la precedenza la diamo generalmente alle persone che sono in carcere, in particolari condizioni, cioè quindi condizioni ancora
come dire, peggiori o che stanno male, no? Cioè stanno mentalmente male. Noi, una delle nostre comunità è la cosiddetta doppia diagnosi, e alle persone senza dimora, cioè della serie, se c'è in lista una persona libera, senza dimora, e una persona con famiglia, pur accogliendole tutte e due, diamo una lieve precedenza alla prima. Quella senza dimora. Quelli senza dimora. Certo. Ascolta, e potreste crescere ancora in qualche modo o va bene così, nel senso, come dire, che non è bene neanche allargarsi troppo? Ma, e sarebbe bene ne sorgessero altre di realtà, sì, come la vostra? Noi non abbiamo mai avuto l'ansia di crescere, abbiamo piuttosto l'idea che dobbiamo fare seriamente il nostro lavoro, svolgere seriamente le nostre attività. Purtroppo le richieste sono elevatissime. Noi siamo passati nell'arco di 15-20 anni dall'ospitare 100 persone a ospitarne, compresi i migranti che ospitiamo, soprattutto i nuclei familiari, l'accoglienza diffusa, non nei grandi hub anonimi e come dire anche poco umani dal nostro punto di vista. Oggi stiamo ospitando oltre 400 persone con più di 100 operatori che si occupano di loro, con grande fatica, sempre in una situazione di precarietà economica, ma io credo che se un'associazione con carattere sociale non è in condizione di precarietà economica, vuol dire che qualcosa non funziona, cioè perché non si può fare profitti attraverso questo tipo di attività. Ascolta, nel resto d'Italia vi sono realtà simili alla vostra? Sì, ci sono, con i nostri numeri no, ma ce ne sono parecchie diffuse. Io ho partecipato. Cioè più piccole le altre? Generalmente più piccole, magari anche più grandi, ma che ospitano un numero inferiore di detenuti, però ci sono fortunatamente anche nel sud. Proprio l'altro ieri ero a Roma, abbiamo fatto un seminario di lavoro sul rapporto carcere-comunità, in cui c'era la presenza un po' di tutte le comunità che ospitano detenuti del CNCA, che è questa federazione delle comunità di accoglienza, e ci sono, però siamo sempre, complessivamente si ospitano circa 3.000 detenuti. Sarebbe in tutta Italia? Sì, sarebbe importante ospitarne almeno il doppio, se non il 3.000 detenuti che senza di voi sarebbero in carcere, sarebbero in qualche in modo? Carcere, sì. Ascolta, il fatto che durante il Covid si fossero ridotti i numeri nelle carceri arrivando fino a 52.000 non fa pensare che sarebbe possibile anche senza Covid arrivare a questi numeri? Assolutamente sì, però il problema qual è? Che con tutte le leggi sempre più repressive che sono votate, sempre più carcerocentriche, questa cosa è come svuotare il mare con un secchiello, cioè tu svuoti, dai opportunità alle persone di uscire, ma nello stesso tempo continuano a essere arrestate sempre più persone che potrebbero non essere arrestate. Ho capito. E cosa pensi dei diversi governi che si sono avvicendati negli ultimi anni? Cioè vedi delle differenze o fondamentalmente allora, una linea continua? Sì, sì. Allora, purtroppo, salvo il periodo in cui appunto c'era il sottosegretario Franco Corleone, il primo governo Prodi, non c'è mai stata una forte attenzione al carcere. C'è stato un forte disinteresse nei confronti del carcere. Questo governo, secondo più oltre al disinteresse, un accanimento nei confronti. Un'ultimissima domanda, Francesco. Se tutti coloro che sono passati dal carcere facessero come te, sareste un esercito. Sì, però ci sono anche solo delle BR, ecco, però dire. Ci sono molte persone che se ne occupano in maniera diversa, ma ce ne sono molte. Grazie.